altro pezzo di città che continua a riaprirsi. A riaprire il Forte Belvedere era una delle priorità, oggi possiamo dire obiettivo raggiunto. Una mostra di arte contemporanea di Zhang Wan, di un artista cinese particolarmente bella, che dialoga con Palazzo Vecchio, quindi c'è un pezzo qua e un pezzo in Palazzo Vecchio. La terrazza più bella di Firenze, che è aperta adesso, torna ad essere aperta a tutti i fiorentini dopo un grande investimento nella sicurezza e nella riapertura del forte. Naturalmente nella gioia di oggi non manca il dolore, pensando a ciò che è accaduto a Luca e a Veronica negli anni scorsi, che hanno perso la vita qui al forte, e credo che sia stato un gesto bello, indipendentemente dalle responsabilità che tocca alla magistratura, accertare che oggi fossero qui con noi le mamme di Luca, la mamma di Luca, la mamma di Veronica. Per la città è un altro pezzettino di strada, abbiamo fatto tante cose in questi anni, però non bastano, c'è ancora fame. Quando uno sportivo si vede se è bravo, se dopo aver vinto ha ancora voglia di vincere. Ecco, per quello che ci riguarda, dopo aver inaugurato molte cose, c'è la stessa voglia di prima, anzi più voglia di prima, di continuare a lavorare per la cultura in questa città. Il prossimo passaggio sarà il Museo del Novecento. Sono tante opere, tante iniziative che cercano per quanto possibile di dire che Firenze deve investire sul futuro. È come dire che il Forte Belvedere veglia e sveglia i fiorentini. Da qui partiva il colpo di cannone che si chiamava il tocco. Firenze si dice il tocco perché all'una di pomeriggio partiva il colpo di cannone. Lo chiamavano il cannone delle paste asciutte, per dire che era il cannone che diceva che era l'ora di pranzo. Bene, il tocco è un po' una bomba nel cuore delle persone, che la riapertura del forte dia il tocco ai fiorentini per cercare di continuare a guardare al futuro e non soltanto al passato. Presidente Gianni, un giorno importante per Firenze, è stato anche sospeso il Consiglio Comunale da lei proprio per consentire a tutti i consiglieri, all'istituzione di Firenze, di ritrovarsi quest'oggi qui al Forte Belvedere. Che significato ha questa riapertura? È la riapertura di un giacimento culturale, di uno spazio di identità incomparabile per Firenze e dei fiorentini. Per Firenze perché è indubbio che manca da 5 anni la possibilità per chiunque di poter accedere a uno dei luoghi più caratteristici. Ideato in un sistema di contrafforti di difesa da Michelangelo Buonarroti, in realtà realizzato pienamente solo alla fine del XVI secolo da quel Giovanni de' Medici che era un po' l'architetto di famiglia, comunque con le idee che avevano ripreso non solo Michelangelo ma anche le intuizioni del buon talento. Un luogo che fin dagli anni 70, fin dalla bellissima mostra di Henry Moore, è diventato il luogo delle grandi mostre di scultura per eccellenza, e che appunto le vicende legate alle due morti di Raso, di Veronica, aveva portato alla necessità di una messa in sicurezza e una verifica attenta a 5 anni di chiusura. Ma contemporaneamente dei fiorentini, perché questo è uno dei luoghi che i fiorentini sentono loro e che consentirà di ritrovare il senso d'orgoglio di appartenere alla città di Firenze per tutti coloro che vedranno quel panorama incomparabile che forse è il più bello della città. Certo, io pongo anche un interrogativo. Pensiamo di arrivarci sempre e solo attraverso una bella scarpinata in Costa San Giorgio? Pensiamo di arrivarci con la macchina e poi qui non c'è nemmeno un parcheggio? E quindi il problema di un maggiore accesso, di uno di quegli accessi che non va dal bussino, dal servizio pubblico, e poi sappiamo la gente non ama aspettare, non sa da dove parte, ma diretto per le persone ci vuole. Io l'idea ce l'ho, l'ho già proposta, da Piazza Niccolò, quindi da un luogo centrale della città. Si va in Ponte alle Grazie, si passa davanti al Museo Bardini, si fanno 100 metri via San Niccolò e si entra al numero 89 nel Giardino Vegni, uno spazio del comune finora poco utilizzato, è un po' il giardino segreto di San Niccolò.